l'inflazione ha continuato a sorprenderci al rialzo a causa dei costi dell'energia non aspettate. L'incremento dei prezzi sono molto più generalizzati del primo. Il nostro baseline, poi, proiezione è stata rivista al rialzo in maniera molto, molto significante, con un'inflazione annuale al 5,1% nel 2022, 2,1% nel 2023 e 1,9% nel 2024. Inflazione che esclude beni, cibo e energia sarà al 2,6% nel 2022, 1,8% nel 2023 e 1,9% nel 2024. E anche qua l'inflazione core la stiamo vedendo molto più alta rispetto alle proiezioni di dicembre. Le aspettative per l'inflazione di lungo termine si sono fermati al nostro target di inflazione. Il consiglio direttivo crede che sia molto possibile che l'inflazione si stabilizzerà al target del 2% nel medio termine. E se ci fossero dei scenari alternativi, soprattutto a causa dell'impatto della guerra, vedremo ovviamente di nuovo gli scenari e cercheremo ovviamente di capire cosa accadrà, però c'è ovviamente una grande possibilità che l'economia dell'Eurozona andrà a scendere a causa ovviamente del commercio, a causa dell'inflazione, a causa dei prezzi dell'energia. L'inflazione rimarrà considerevolmente alta nel breve termine. Detto ciò, considerando i scenari, l'inflazione comunque ci aspettiamo che andrà a declinarsi nel medio termine e ci sarà vicina al nostro target del 2% nel 2024, non 2023. Basandoci alle nostre valutazioni e considerando ovviamente l'ambiente di incertezza, il Consiglio direttivo ha rivisto anche abbiamo rivisto anche il nostro programma APP, abbiamo deciso di ricalibrarlo completamente per i prossimi mesi. Sulla base dell'APP, gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno. La calibrazione degli acquisti netti per il terzo trimestre dipenderà dai dati e rifletterà la nostra valutazione in evoluzione delle prospettive. Se i dati in arrivo supportano l'aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno, anche dopo la fine dei nostri acquisti netti di attività, il Consiglio direttivo concluderà gli acquisti netti nell'ambito del PA nel terzo trimestre del 2022. Se le prospettive di inflazione medio termine cambiano e se le condizioni di finanziamento diventano incoerenti con ulteriori progressi verso il nostro obiettivo del 2%, siamo pronti a rivedere il nostro programma di acquisti netti di attività in termini di dimensioni o durata. Il consiglio direttivo intende inoltre continuare a reinvestire integralmente i pagamenti in linea capitale dei titoli in scadenza, qualsiasi rialzo dei tassi sarà graduale dopo la fine del quantitative easing. Ovviamente per quanto concerne i tassi di interesse, tutto continuerà ad essere determinato ovviamente dalla nostra forward guidance e soprattutto da come sta andando l'inflazione che ci aspettiamo vicino al 2% nel 2024. I tassi di interesse ci aspettiamo che rimarranno nei livelli attuali finché non vedremo l'inflazione al 2% in maniera durevole rispetto alle nostre prossime proiezioni. E ovviamente il Consiglio direttivo prevede che i tassi di interesse chiave della BCE rimarranno ai livelli attuali fino a quando non vedrà l'inflazione raggiungere il 2%, ben prima della fine del suo orizzonte di proiezione e in modo duraturo per il resto dell'orizzonte di proiezione e ritiene che ci siano realizzati ovviamente progressi di inflazione sottostante sufficientemente avanzata per essere coerente con la stabilizzazione dell'inflazione.
Ora vi dico come vediamo l'economia, lo sviluppo dell'economia e dell'inflazione nei prossimi mesi e soprattutto le condizioni finanziarie. L'economia è cresciuta del 5,4% nel 2021, con il PIL che è tornato sui livelli pre-pandemici. Detto ciò, la crescita è rallentata al 0,3% nell'ultimo trimestre del 2021 e ci aspettiamo che rimarrà debole nel primo trimestre del 2022. Le proiezioni dell'economia dipenderanno da tutto ciò che accade tra la Russia e l'Ucraina e soprattutto l'impatto delle sanzioni finanziarie e altre misure introdotte dai governi. Nello stesso tempo ci sono altri problemi che però stanno svanendo, soprattutto secondo ovviamente le nostre proiezioni, l'economia europea continuerà a crescere in maniera robusta nel 2022, ma il ritmo sarà molto più lento rispetto alle nostre aspettative precedenti, dopo lo scoppio della guerra. Le misure che hanno imposte per fermare l'evoluzione dell'Omicron ha avuto un impatto meno importante rispetto alle misure precedenti, adesso sono state tolte queste misure. Quindi anche sotto questo punto di vista l'offerta sul mercato ci sta facendo ovviamente capire che ci sono dei miglioramenti netti. Le persone sono costrette attualmente ovviamente a spendere alcuni risparmi che hanno accumulato nel corso della pandemia. Nel medio termine, secondo le nostre proiezioni, la crescita sarà sostenuta da una domanda domestica molto forte, sostenuta da un mercato forte. Con più persone sul mercato del lavoro, le famiglie dovranno avere più potere d'acquisto, più soldi. La crescita globale e il sostegno fiscale di politica monetaria contribuiscono ulteriormente a questo outlook di crescita. Il sostegno fiscale e di politica monetaria rimane fondamentale in queste circostanze geopolitiche. Inflazione incrementata del 5,8% a febbraio, dal 5,1% a gennaio. Ci aspettiamo che aumenterà ancora nel breve termine. I prezzi dell'energia, che sono aumentati del 31,7% a febbraio, continuano ad essere il motivo principale per questo alto tasso di inflazione e spingono ulteriormente i prezzi al rialzo in tanti altri settori. Per quanto concerne i prezzi del cibo, sono aumentati notevolmente a causa dei settori stagionali e gli alti prezzi dei fertilizzanti contribuiscono a questo punto. Il costo dell'energia nelle ultime settimane è stato veramente fortemente incrementato e ci saranno peggioramenti a causa della guerra in Ucraina. L'aumento dei prezzi è diventato un po' più generalizzato, che sposta ovviamente l'inflazione headline nei prossimi mesi verso livelli sopra il 2%. Detto ciò, è incerto quanto persistente sarà l'incremento di questi indicatori, visto ovviamente tutti i fattori legati alla pandemia e soprattutto gli effetti indiretti degli altri prezzi dell'energia. Gli indicatori del mercato suggeriscono che i prezzi dell'energia rimarranno alti per più lungo tempo rispetto a ciò che ci aspettavamo, ma ci sarà una moderazione nel corso ovviamente delle nostre proiezioni. Le pressioni sui prezzi dovrà ovviamente rallentare a causa dei colli di bottiglia che stanno migliorando. Per quanto concerne il mercato del lavoro, stiamo vedendo dei miglioramenti molto buoni, 8,5% di tasso di disoccupazione a gennaio, anche se ovviamente una carenza di lavoratori sta colpendo più settori ancora di più. La crescita degli stipendi è più o meno muta nell'Eurozona. Ovviamente il ritorno dell'economia sulle piene capacità dovrebbero sostenere ovviamente tutte le famiglie. Questi fattori contribuiranno ovviamente ulteriormente all'inflazione underlying
e aiuteranno l'inflazione headline a fissarsi in maniera durevole al nostro target del 2%. I rischi, per quanto concerne l'outlook economico, sono aumentati in maniera molto sostanziale con l'invasione russa dell'Ucraina e sono vicini al ribasso. I rischi legati alla pandemia, purtroppo però la guerra in Ucraina potrebbe avere degli impatti ancora peggiori rispetto alla pandemia, perché i prezzi persistenti alti dell'energia potrebbero ovviamente portare la domanda al ribasso in maniera troppo importante e di conseguenza far fallire i consumi e gli investimenti. Questi fattori sono sicuramente dei rischi importanti per l'outlook sull'inflazione che comunque nel breve termine rimangono in forte rialzo. La guerra in Ucraina è un rischio importante al rialzo, specie per quanto concerne i prezzi dell'energia. Se le pressioni sui prezzi continueranno ad essere, se ci fossero aumenti degli stipendi, l'inflazione potrebbe diventare più alta anche nel medio termine, non solo nel breve termine. Detto ciò, se la domanda dovesse essere più debole nel breve termine, potrebbe diminuire la pressione sui prezzi. L'invasione russa dell'Ucraina ha causato un'enorme volatilità sui mercati finanziari. E dall'inizio della guerra i cosiddetti risk-free tassi di interesse sono aumentati, il prezzo dell'equity invece è diminuito notevolmente. Le sanzioni finanziarie contro la Russia, includendo ovviamente l'esclusione di alcune banche dal SWIFT, per il momento non hanno causato diciamo, una pressione sul mercato della liquidità, sul mercato liquido e sul sistema bancario europeo. I balance sheets delle banche rimane molto sostenuto, tutto sommato, e meno non performing loans di quello che ci aspettavamo. Le banche sono profittevoli quanto lo erano prima della pandemia, quindi sono tornati alla loro profittabilità pre-pandemica. I tassi di prestiti sono incrementati in maniera importante, invece per quanto concerne i mutui, i tassi rimangono sui minimi storici. I prestiti nei confronti delle famiglie sono diminuiti dopo ovviamente incrementare fortemente nell'ultimo trimestre del 2021. Invece i prestiti nei confronti delle famiglie sta, diciamo, rallentando, specie nell'ultimo momento, per quanto riguarda in particolar modo gli acquisti di nuove case. Per fare il punto, l'invasione russa all'Ucraina avrà un impatto troppo importante, negativo sull'economia europea e aumenterà ulteriormente l'incertezza per l'Eurozona. L'economia dovrebbe continuare a rimbalzare grazie allo svanimento della pandemia e le prospettive di una solida domanda a livello domestico e forte mercato del lavoro. Ora, misure fiscali. Considerando quella anche a livello Unione Europea, aiuteranno sicuramente a sostenere l'economia, considerando la nostra valutazione sull'inflazione, considerando ovviamente l'incertezza. Abbiamo rivisto il nostro schedule per quanto concerne gli acquisti di titoli di Stato nei prossimi mesi, abbiamo confermato tutte altre misure di politica monetaria. Siamo molto attenti a non causare ulteriori incertezze e la nostra politica monetaria continuerà ad essere data dependent e rifletterà il nostro assessment, la nostra valutazione sull'outlook. Siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti per assicurarci che l'inflazione si stabilizzi al nostro target del 2% nel medio termine. E ora siamo pronti a prendere le vostre domande. Grazie, grazie Presidente Lagarde. Oggi la prima domanda va a Karen Luke, di Bloomberg News. Caroline, prego. Buon pomeriggio, Presidente Lagarde, grazie per prendere la mia domanda. La mia domanda, la prima è: l'ultima volta che avete fatto comunicazione riguardava ovviamente l'inflazione core.
quanto ovviamente accordo c'è stato all'interno del vostro consiglio direttivo per le ultime decisioni che avete presentato. Lei ha anche detto che comunque i tassi di interesse aumenteranno dopo la fine del quantitative easing. In che modo è congruente con l'alta inflazione questi bassi tassi di interesse? Grazie per le sue tre domande. Innanzitutto, per quanto concerne il consiglio direttivo, abbiamo avuto un incontro molto intenso per quanto concerne la situazione attuale dell'economia, l'outlook, l'incertezza e come la gran parte delle istituzioni, communities, famiglie, insomma tutte le persone, la guerra della Russia contro l'Ucraina ha offuscato tante di queste discussioni. C'erano ovviamente delle view molto diverse sul tavolo e ovviamente diverse direzioni, ma dopo queste buone discussioni c'era la determinazione da tutti noi. Ad accordare ovviamente la proposta dei nostri economisti ed avere un approccio molto bilanciato e ovviamente consegnare sui mandati che abbiamo, che sono stabilità dei prezzi alla luce di tutto ciò che stiamo vedendo attualmente. La seconda domanda legata all'accelerazione della normalizzazione, questa non era una decisione fatta oggi. La decisione che abbiamo fatto era fare un passo dopo passo, considerando ovviamente l'incertezza che stiamo affrontando e soprattutto aggiungere opzionalità per poter in tutte le circostanze rispondere con una maniera molto flessibile. Abbiamo comunque notato che le nostre decisioni legate all'APP è condizionabile, condizionata e dice chiaramente che abbiamo un ovviamente ritmo di acquisti in declino e ovviamente che nel Q4, se l'outlook dovesse ovviamente essere confermato l'outlook, finiremo con gli acquisti di titoli di Stato, ma se la data dovesse, che è fondamentale perché siamo data dependent nelle nostre decisioni, se la data non sosterrà, diciamo, questo outlook nel medio termine che stiamo vedendo ora, dunque indicheremo in maniera molto chiara nel nostro policy statement che il Consiglio direttivo è pronto a rivedere sotto punto di vista timeline e volumi e i nostri acquisti titoli di Stato, quindi c'è ovviamente una provisione condizionale che state vedendo nella nostra decisione e quindi non stiamo in alcun modo accelerando nulla, questo era ovviamente in linea con i nostri incontri di dicembre, i nostri di febbraio e quello che stiamo facendo è confermare il nostro step by step, passo dopo passo approccio e massima opzionalità alla luce ovviamente di massima incertezza, ma nel frattempo consegnare ovviamente i nostri obiettivi, e cioè rispondere alla stabilità dei prezzi e soddisfare le esigenze. Se nel scenario che vedrete domani o oggi nel dettaglio che riguarda l'inflazione che sta peggiorando ovviamente la situazione, non c'è positivo e negativo scenario, sono tutti e due negativi, però questi due baseline scenari, l'inflazione, l'outlook dell'inflazione nel medio termine, probabilmente sarà sopra il nostro target. Detto ciò, credo che in termini di opzionalità sarò molto felice di spiegarvi un po' di più quello che abbiamo deciso, perché quello che ci ha guidati, quello che stiamo cercando di fare è identificare il ritmo, cercando di procurare una situazione nella quale possiamo decidere,
un po' di tempo dopo gli acquisti a pipì, che decisioni dobbiamo fare in termini di tassi di interesse? In termini di timeline, abbiamo detto che finiremo ovviamente questi a pipì se le condizioni che desideriamo vedere si riveleranno. Q3, ovvero il terzo trimestre, tra più o meno 6 mesi, quindi c'è una certa opzionalità per risolvere questa situazione. Ovviamente vorrei sottolineare che nella mia risposta nei vostri confronti, ovviamente vogliamo vedere comunque vogliamo vedere raggiungere i nostri obiettivi nel tempo di medio termine, di lungo termine, e saremo sempre data dependent, come stiamo dicendo sempre. Credo che questa era la sua terza domanda. Credo e spero di averle risposto. La prossima domanda va da Netta Weisbach di CNBC. Grazie per prendere la mia domanda, Presidente Lagarde. Vorrei chiederle una domanda sul fattore sorpresa, perché la gran parte degli ECB watchers dicono che voi non avreste cambiato nulla a causa dell'incertezza che stiamo vivendo. Avete parlato all'interno del consiglio direttivo di questo, perché avete deciso ovviamente di ridurre il ritmo dell'APP, perché aspetterete un altro mese per farlo. Quindi, se dovesse accadere che i vostri scenari si riveleranno, state vedendo e quando state vedendo un rialzo dei tassi nel corso di quest'anno? Guardi, grazie per la sua domanda, però per me sarà difficile rispondere alla sua seconda domanda, perché io non so qual è il mio scenario dominante. Sono due scenari, tutti e due negativi, come detto, e avrete i dettagli dei due domani. Sono sorpresa a dire che i cosiddetti ECB watchers non sono quelli esatto che prendono le decisioni all'interno del consiglio direttivo. È proprio il consiglio direttivo, 25 persone molto sensibili sul tavolo, che stanno guardando quali sono i nostri mandati, quali le proiezioni sono e quali sono gli outlook di medio termine, soprattutto per quanto riguarda l'inflazione, che faccia ha, quali sono i rischi, le incertezze. E sulla base di tutto ciò, noi stiamo cercando di rispondere, a dare un corso, una via prevedibile di tutto ciò che potrebbe accadere. Quindi questo è effettivamente che abbiamo fatto. Facendo quello che dobbiamo fare, dovrebbe essere una cosa prevedibile. Credo che l'incertezza, in una situazione di incertezza, non è stata la risposta corretta. Dunque, lei sta tornando a questo un po' di tempo dopo questa nostra frase che usiamo nel comunicato stampa. Abbiamo deciso di usare shortly before, o poco prima, per descrivere ovviamente i tempismi per quanto concerne gli acquisti titoli di Stato e relativi ovviamente alla nostra timeline per ovviamente poi decidere di aumentare i tassi di interesse. Non ci sarà un lungo periodo tra APP e poi ovviamente rialzo dei tassi di interesse, e questo è stato deciso, ne abbiamo parlato. Quindi abbiamo deciso di fare questo replacement delle parole, e questo ci fa capire la sequenza che vogliamo vedere, e cioè terminare gli acquisti titoli di Stati e solo successivamente, guardando i dati ovviamente, il Consiglio direttivo guarderà i dati per capire se è il momento di alzare i tassi di interesse. Chiaramente un po' di tempo dopo è abbastanza ovviamente potrebbe essere abbastanza comprensivo, potrebbe darci una comprensione, cioè potrebbe essere una settimana dopo, un mese dopo.
Però è la data, ci cioè sono i dati che sosterranno la decisione del consiglio direttivo per poter valutare ovviamente l'inflazione di medio termine e soprattutto avete notato che abbiamo de deciso di rimuovere il bias legato ovviamente alla parola più basso per quanto concerne i nostri tassi di interesse. La prossima domanda va a Francesco Canepa di Reuters. Francesco, ci sei? Noi non riusciamo a sentire Francesco Canepa di Reuters, allora andiamo da un altro giornalista e poi torno da lei quando possibile. Nel frattempo sentiamo la domanda di Isabella Buffacchi del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio e grazie per la possibilità, chiedo scusa, però non riesco ad accendere il mio video. Presidente Lagarde, la mia prima domanda è per quanto concerne la vostra stabilità finanziaria e soprattutto la vostra toolbox per quanto concerne la stabilità finanziaria. Quanto è preoccupato il vostro consiglio per quanto concerne ovviamente la vostra stabilità finanziaria? State facendo riferimento spesso alla carenza di liquidità? Ci può spiegare un po' meglio quello che potete fare per la stabilità finanziaria? E poi, seconda domanda riguarda valute digitali. So che avete fatto tantissime decisioni, però nuove sanzioni che hanno targetizzato la Banca Centrale Ru della Russia ha causato ovviamente un scombussolo nel mondo delle valute digitali. Cosa farà ovviamente la BCE? Pensate di accelerare con la vostra valuta digitale? Grazie mille, ovviamente cercherò di rispondere io alla vostra domanda e non la Presidente Lagarde. Dall'inizio dell'invasione, la volatilità, le tensioni e lo stress dei mercati finanziari, però il punto principale che voglio sottolineare è che questa situazione non è paragonabile a quella che abbiamo avuto 2 anni fa. Liquidità è scomparsa dai mercati e nonostante la situazione di tensione che abbiamo visto in alcuni mercati finanziari e dei capitali, la liquidità, come detto, non è scomparsa. È ovvio che stiamo monitorando in maniera molto molto attenta i mercati finanziari. Abbiamo visto per esempio tantissima volatilità sull'equity e anche stiamo guardando a tutto ciò che accade con i corporate bonds, gli spreads dei corporate bonds che sono aumentati, si sono allargati, però per il momento diciamo che la situazione non è critica e alla fine c'è un altro mercato molto specifico a cui stiamo guardando attentamente, il mercato dei derivati, scusate. E soprattutto commodities derivati dai commodities. Per ora, nelle cosiddette cleansing houses, non abbiamo visto alcun tipo di volatilità troppo importante. I margin calls sono aumentati ovviamente a causa ovviamente della volatilità. Però stiamo continuando a monitorare. Per il momento non ci sono, diciamo, delle circostanze troppo, diciamo, critiche. La conclusione dunque è che la Russia è molto importante in termini di energia, in termini di prezzo dei commodities, ma l'esposizione del settore finanziario europeo nei confronti della Russia non è proprio rilevante, anzi non è troppo rilevante. Simultaneamente ovviamente l'economia russa, la crescita dell'economia russa è molto limitata e ovviamente impatta poco l'economia europea. La conclusione è che ovviamente le tensioni che stiamo vedendo non sono paragonabili a tutto ciò che è successo all'inizio della pandemia. Ora le rispondo io per quanto concerne i CBDC. Lei sa la mia posizione sui CBDCs e che ho spinto questo progetto, stiamo parlando ovviamente delle valute digitali, Fabio Panetta ha
a questo progetto sotto mano, c'è una task force che sta lavorando in maniera molto infrenabile, frenetica, però attenzione, l'attenzione non è focalizzata sul ruolo delle cripto che potrebbero avere, ma sul ruolo delle valute digitali delle banche centrali avranno quando saranno ovviamente implementate. Ovvio che abbiamo un schedule, abbiamo deciso, il consiglio direttivo ha deciso ad ottobre 2021 a lanciare un'investigation, una fase di investigazioni e poi successivamente una decisione verrà fatta per lanciare la CBDC, ovvero la criptovaluta europea. Noi non possiamo. Ovvio che andremo avanti con questo progetto, ma questa sarà una decisione del Consiglio direttivo, non mia. Mi sembra imperativo rispondere a ciò che si aspettano gli europei e credo che dobbiamo essere un po' più prima della curva sotto questo punto di vista e se possiamo accelerare il nostro lavoro, spero che potremo accelerare appunto il nostro lavoro e sarò molto contenta di vedere il fatto che negli Stati Uniti c'è stato un ordine esecutivo dal presidente Biden che si aspetta un sforzo simile e progresso nei confronti dei CBDCs e ci sarà una gran parte ovviamente delle buone opportunità la politica monetaria potrà essere ovviamente trasmessa in maniera appropriata per l'uso delle nostre criptovalute. Ovviamente continueremo. Adesso do la parola di nuovo a De Guindos, però vorrei sottolineare l'ultima frase del primo paragrafo. E so che c'è stata una specie di violenza nei confronti di questa frase, e ve la ripeto, prenderemo tutte le considerazioni e tutto ciò che possiamo fare per, diciamo, mantenere la stabilità finanziaria. Dunque, concludo così, non dovreste avere alcun dubbio su questo punto. Vogliamo dare un'altra opportunità a Francesco? Le chiedo se ci sente. Francesco, ci sente? E mi sa che c'è qualche problema di rete, allora. Diamo la prossima domanda a Klaus Jakisch, Klaus Reiner. Klaus Reiner, ci sente? Allora, la vediamo che parli, ma non la sentiamo. Può accendere il suo audio? Ok, abbiamo un problema anche con Klaus Reiner. Andiamo con la domanda da parte dei Financial Times. Buongiorno Presidente Lagarde, mi sente? Sì, la sento. Le mie due domande sono le seguenti. Prima, con la BCE accelerando ovviamente con il ritiro dei simboli di politica monetaria? Dice che la politica fiscale deve rafforzarsi in qualche modo per sostenere l'economia dell'Eurozona, per ovviamente combattere lo shock legato alla guerra in Ucraina. E seconda domanda è: quale sarebbe la reazione della BCE se la Banca Centrale dell'Ucraina chiederà alla BCE swap lines? Parto con la seconda domanda che mi sembra più importante, grazie nel frattempo per le domande. Allora, stiamo esplorando insieme ad altre autorità europee e specie con la Commissione come possiamo dare alcuni strumenti per sostenere gli ucraini e le autorità ucraine, ovvio guardando come farlo e come il sostegno potrebbe essere strutturato sui prodotti esistenti come le swap line, Ripple Lines e tanti altri progetti. Quindi bisogna vedere sotto quale condizioni possiamo estendere i cosiddetti swap lines, altrimenti dobbiamo trovare altri modi alternativi per dare aiuto. Ma ovviamente anche in relazione alle persone dell'Ucraina, quando loro diventeranno refugees, ovvero rifugiati, e passeranno la confine, avranno bisogno di avere accesso
a valute alternative, che è un risultato ovviamente dalla decisione che per il momento la loro valuta non è così convertibile come lo era nel passato. Quindi la mia speranza è che nei prossimi giorni riusciremo a provvedere con nuovi strumenti a sostenere le persone e le autorità dell'Ucraina, insieme alla Commissione, in alcuni casi ovviamente alcune autorità nazionali all'interno dell'Eurozona. Allora, sulla prima domanda invece voglio fare il punto molto chiaro, di nuovo, le decisioni che abbiamo fatto oggi sono la continuazione logica delle nostre decisioni di dicembre e ovviamente le nostre comunicazioni a febbraio. E quindi siamo su questa strada che è molto data dependent, e ci sta dando la possibilità di proseguire il nostro mandato, che è appunto la stabilità dei prezzi. Quindi non stiamo parlando di un'accelerazione, attenzione, nemmeno di un restringimento, stiamo parlando di una normalizzazione, perché francamente abbiamo riconosciuto il fatto che in questo ambiente di alta inflazione, come era in passato, il sostegno che danno le APP ai tassi politici si sta avvicinando a una conclusione, e dunque ci vuole una deaccelerazione del ritmo di acquisti, considerando il fatto che nel terzo trimestre ci sarà ovviamente, sempre dipendendo dalla data che vedremo, se concludere effettivamente gli acquisti di titoli di Stato, il principio a cui è stato ovviamente accordato proprio oggi. Grazie. Allora, proviamo con Reuters di nuovo, se riescono a collegarci. Mi sentite? Sto provando, sto dando il mio meglio. Sì, la sentiamo, prego. Chiedo scusa per i nostri problemi tecnici. Allora, il Presidente Lagarde, nella sua conferenza stampa, le ha detto che avete discusso per diverse opzioni dei diversi, ovviamente, membri del Consiglio direttivo. Che cosa hanno suggerito i suoi colleghi? Quali sono le vostre opzioni di cui avete parlato? Un'altra domanda che ho è se questa questione sull'inflazione. Mi sembra chiaro che ovviamente, anche se dovesse esserci la fine della guerra, non ci sarà un ritorno alla normalità a cui ci eravamo abituati precedentemente. Ovvio che la transizione verde sarà accelerata, ci saranno i prezzi dei commodities molto alti perché non ci sarà un ritorno alla normalità. Avete parlato di questi fatti insieme al Consiglio direttivo? Sulla prima domanda sono sicura che voi giornalisti siete molto contenti di alzare il telefono e chiedere chi che cosa ha detto all'interno del Consiglio direttivo. Ci sono alcuni membri che dicono che, considerando l'incertezza a cui stiamo assistendo, che stiamo affrontando, non bisogna fare nulla. Poi altri membri dicevano che, nonostante l'incertezza, dobbiamo andare avanti e non avere alcun tipo di condizionalità. Quindi questi sono, diciamo, i diversi punti di vista, ma ovvio che entrambe le opzioni sono state dibattute, discusse, scusate, all'interno, e ci sono state alcune opzioni proposte da Philip Lane, il nostro capo economista, considerando ovviamente sempre gli effetti base prodotti dal nostro staff economico, e le decisioni sono state prese a seconda dell'inflazione che abbiamo ora e l'inflazione che ci attendiamo nel medio termine per proporre una riduzione degli acquisti di titoli di Stato che ci potrebbe portare verso la conclusione di acquisti di titoli di Stato sotto le condizioni, ovviamente, che il date ce lo può confermare e ci conferma l'outlook che stiamo vedendo ora nei prossimi mesi. Quindi, detto ciò, questo è ovviamente il pacchetto di cui stavamo parlando, il pacchetto di cui abbiamo appunto parlando, la determinazione, le condizionalità.
alcun cambio di parole ovviamente nel comunicato stampa, non prima dopo, ma prima possibile, massima ovviamente flessibilità e agilità sono altre descrizioni a cui ci teniamo tanto e quindi questi sono alcuni degli strumenti che abbiamo introdotto per appunto avere più flessibilità, visto che il PEP terminerà a fine marzo, ma i reinvestimenti continueranno fino al 2024. Cerco di trovare un numero esatto per quanto concerne la nostra politica dei reinvestimenti, per quanto concerne la PP, fatemi cercare un attimo. Dunque abbiamo più di 5 trilioni di euro, 5 mila miliardi di euro di assets che verranno reinvestiti nel corso del tempo, quindi non è che finissimo la nostra politica monetaria, stiamo normalizzando la nostra politica monetaria considerando ovviamente le circostanze che ho appena sottolineato. Ora, ovviamente quando stiamo guardando il medio termine, l'inflazione di medio termine, la nostra analisi dei rischi e perché stiamo vedendo questo punto di vista, quali sono i drivers sull'inflazione, i cosiddetti colli di bottiglia, l'incremento dei prezzi del cibo. E comunque in generale l'incremento dei prezzi che si traduce, che sta avvenendo grazie ovviamente ai prezzi dell'energia più che altri items, ci sono rischi chiari per quanto concerne l'inflazione al rialzo, specie nel breve termine, ma anche nel medio termine, ma non esclusivamente, perché i rischi nei confronti dell'inflazione potrebbe essere al ribasso. Quindi lei ha menzionato alcuni dei progetti di investimento, le spese fiscali che probabilmente accadranno nei prossimi mesi, questo sicuramente continuerà ovviamente a spingere i prezzi al rialzo. Detto ciò, è un buon motivo per cui dobbiamo attenerci al nostro ovviamente obiettivo di stabilità dei prezzi e target di inflazione al 2%. Grazie, Madame Lagarde. La prossima domanda va a Mark Scholz. Mark, non ti sentiamo. No, non la sentiamo. Allora, da Eric di Le Monde. Eric, prego. Spero che mi sentite. Grazie per l'opportunità. Ho un po' di domande, una sulla parte fiscale. Abbiamo parlato come i leader europei si stanno incontrando a Versailles. Che cosa vi aspettate da parte dei leader europei per quanto concerne la politica fiscale? Sull'inflazione, questo shock energetico era ancora prima della guerra, cioè era abbastanza importante anche prima della guerra. Quindi, quali sono le vostre speranze ora per il medio termine? Che cosa state credendo ovviamente? Se l'Europa dovesse tornare, ci sarà uno shock nel breve futuro. Cosa ne pensate? Grazie per le sue due domande. Per quanto riguarda la prima, che è legata ai sforzi fiscali, abbiamo sottolineato al nostro statement di politica monetaria che il sostegno fiscale continuerà ad essere molto molto importante. Quello che ci vuole è un sforzo nazionale di tutti i paesi e ci sarà un impatto importante, soprattutto da parte dei prezzi. E ovviamente questa è una cosa che però dovranno decidere i diversi leader, mentre stiamo parlando, loro si stanno incontrando e stanno appunto decidendo su queste domande, però abbiamo un record piuttosto importante. Che queste fiscal facilities a livello europeo sono
adatti appunto a rispondere a questo tipo di shock, quindi evidentemente siamo di fronte ad un shock piuttosto importante, non solo la guerra, ma anche i prezzi dell'energia, per esempio. Queste facilities, però, dal punto di vista fiscale, sono ovviamente attualmente in stand-by e noi crediamo che potrebbero essere di grande aiuto, specie per quanto concerne l'economia europea. Sull'altro punto, quando i prezzi dell'energia si stabilizzeranno, secondo noi, nei scenari che abbiamo sviluppato, c'è questa assunzione, il petrolio, il gas e i prezzi dell'energia in generale, nel corso delle nostre proiezioni si stabilizzeranno, ovviamente non nel breve termine. Quello che non stiamo vedendo invece, e questo però mi allontana dai prezzi dell'energia, ma è chiaramente legato a tutto ciò, e quello che non abbiamo visto sinora sono lo scrutinio dei numeri, soprattutto la pressione sugli stipendi, quello che ci disturba. Abbiamo visto i numeri sul quarto trimestre del 2021, l'incremento degli stipendi è stato più basso rispetto alla media del 2020, quindi stiamo cercando di essere più informati possibili e più comprensibili per capire quante pressioni verranno sotto questo punto di vista, soprattutto sull'inflazione underlying nel medio termine, come verrà integrato ovviamente al nostro outlook di medio termine. Grazie.